Divisione in attesa del posticipo di domani sera tra Hellas Verona e Ternana. Oggi il Porto Gruaro ha battuto in trasferta il Lanciano per 2-0, balzando così in vetta alla classifica. Il servizio è di Silvano Barone. Dopo aver sbancato Avezzano, il Porto Gruaro fa il colpo anche a Lanciano. Quarta vittoria di fila per la squadra di Calori. Virtus senza Colussi, Sansone, Zetulaev. Veneti privi degli attaccanti Mattielli e Altinier. Squadre corte e attente, occasioni gol praticamente nulle fino alla mezz'ora, quando sale in cattedra il Porto Gruaro. Espinal sulla destra si libera, serve Bocalon, il cui tiro respinto da Chiodini. Poi Oshadogan replica con un calcio di punizione, ma sull'azione successiva ancora il numero uno rossonero protagonista in uscita sulla conclusione di Marchi. Si apre la ripresa ed è sempre il Porto Gruaro a condurre il gioco. Pagliari cambia, entra in prota, esce Masini, ma arriva il gol dei Veneti, minuto 15, su angolo svetta Marchi di testa che infila Chiodini. 6 minuti dopo il raddoppio dei Veneti, dopo una dormita generale della difesa rossonera, Bocalon si trova solo davanti alla porta, un giochino mettere in rete. La Virtus prova a reagire, entra Menta che va vicinissima al gol, ma Rossi è superlativo. È un fuoco tenue quello rossonero, gli ospiti sfiorano il terzo gol, bravo Chiodini su Espinal. Virtus alla fine contestata dai tifosi, ancora senza vittoria al Biondi, chiedere allo psicologo perché i rossoneri convincono solo fuori casa. E in